Buongiorno, grazie Giovanni per avermi invitato a partecipare a questo tuo viaggio intorno alla lettura e viaggio intorno anche a tutti noi. L'abbiamo fatto con il tuo libro, lo stiamo facendo con il tuo libro e io ho scelto un capitolo che ritengo sia fondamentale. Il capitolo del tuo libro che mi ha colpito particolarmente e che vorrei proporre a tutti voi è Il Grande Pino. Imponente, maestoso. Avevamo l'impressione che ci osservasse nei suoi lunghi silenzi verdi. Il grande pino esiste ancora, è un albero secolare che da piccoli, io e Chiara, avevamo ribattezzato con questo nome. Durante le nostre estati in campagna spesso ci allontanavamo da casa, alla scoperta delle strade e delle viuzze limitrofe, che con il tempo imparammo a conoscere come le nostre tasche. Organizzavamo scampagnate e vere e proprie spedizioni. Che nel nostro entusiasmo da bambini erano per noi viaggi in posti lontani e affascinanti. Raccoglievamo frutta dagli alberi, i fiori dei campi, nel mentre cantavamo le colonne sonore dei cartoni animati, o quando eravamo da soli ci raccontavamo piccoli segreti da preservare da orecchie adulte. A volte, infatti, veniva con noi anche papà. Proprio sulla collina che domina Contrada Patellaro c'è il grande pino. Per raggiungerlo dovevamo scusate. Per raggiungerlo dovevamo arrampicarci e scarpinare, ma la fatica era ricompensata dalla vista del nostro albero preferito, percepito come un'entità benefica che proteggeva quanto gli stava attorno. Ci piaceva conquistare l'altura del grande pino e ogni volta che ci riuscivamo, nonostante qualche sbucciatura alle ginocchia, il cuore si riempiva di gioia. Tra le sue grandi fronde svolazzavano farfalle e uccellini. In lontananza si sentivano i suoni della natura. Intorno era tutto pace e armonia, come in un bel sogno. Arrivati al grande pino, spesso lo abbracciavamo per poi girarci a guardare il panorama. Da lì si vedeva nitidamente casa nostra e poche altre abitazioni sparse nella campagna. Oggi è tutto diverso. La cementificazione ha stravolto i luoghi della nostra infanzia. Anche d'inverno, quando passavamo dalla contrada in auto, dalla strada cercavamo di individuare il grande albero. Per accertarci che fosse tutto a posto, che si trovasse ancora lì e che stesse bene. Patellaro è il mio posto del cuore, dove c'è la nostra casa estiva, dove è sempre accaduto tutto, soprattutto le cose spiacevoli, e nella quale, per qualcuno, non dovrei più mettere piede. Lì mi sono sentito male io, così come anche il prof. Io me ne fotto, scusatemi, ma non trovo espressione più veritiera, e continuo a considerarlo il mio rifugio dell'anima. E poi Patellaro ha un bel suono. Il nome è dovuto ai fossili di patella ritrovati nel letto del grande fiume che milioni di anni fa scorreva nella valle dell'Eleutero, dove oggi sono adagiate le case. Grazie Giovanni per averci regalato questi ricordi. E comunque, in un momento così particolare, parlare di storie, della tua storia, che poi è la storia anche di tutti noi, di cambiamenti. Di fatiche, ma anche di serenità e di ottimismo verso la vita è così importante e quindi spero che lo leggiate tutti.